E ben ritrovati, questa è GRP Live in diretta con voi, 392-022-8020, perché questo è intrattenimento, questo è approfondimento, ma soprattutto questo è anche il vostro momento per dire la vostra, farci una domanda, una considerazione dalla quale noi prenderemo anche spunto per una futura trasmissione o proprio per rispondervi in questa. Io do subito il benvenuto al mio ospite, ovvero al vicepresidente dell'IRES Piemonte, Mauro D'Urbano. Ben trovato. Grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Allora, abbiamo intrapreso questo viaggio per raccontare proprio delle indagini, diciamo così, che l'IRES fa da sempre sul territorio, nel sociale proprio, per raccontare anche insomma, come sta andando, anche qual è la cartina di tornasole dell'umore, in questo caso dei piemontesi, su vari ambiti, su vari aspetti. Oggi ne affronteremo tantissimi, però se volete dire anche la vostra, noi siamo qua in diretta a disposizione. Ecco, raccontiamo un pochettino questo clima d'opinione che l'IRES fa anche in maniera ripetuta nel tempo, ecco, come muove i suoi passi. Esatto, il clima di opinione è un sondaggio che IRES fa da diversi anni, lo ripete appunto ogni anno e muove su diversi campi, no? Quindi dal sociale fino ad arrivare alla soddisfazione per i servizi e per la percezione che la gente ha dei servizi pubblici e fino ad arrivare appunto anche alla soddisfazione complessiva e generale della vita percepita ovviamente dai piemontesi. Ecco, vita percepita e spesso ne pensiamo... Insomma, anche leggendo questi dati, il primo dato sorprendente è il fatto che i piemontesi, lo vedete anche dal nostro titolo, no? Quanto sono soddisfatti i piemontesi? Il primo dato incredibile, uno si aspettava un po' di pessimismo, insomma, che è un po' cosmico, no? In questo momento, in realtà c'è un alto grado di soddisfazione. Sì, i piemontesi, diciamo che l'80% della popolazione piemontese è sostanzialmente soddisfatta della vita che conduce. È un dato che, forse rispetto all'anno scorso, è in leggero calo. Però diciamo che ci fa vedere come, al di là poi anche della pandemia, perché questo è un dato proprio recente, no? Quindi anche in momenti di pandemia la popolazione piemontese sia comunque abbastanza soddisfatta, come si dice a volte, no? Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Bravissimo, e tra l'altro voglio sottolineare questo dato perché è vero che l'80% ha risposto assegnando un voto pari a 6 o superiore, ma il 41%, che non è poco, ha assegnato un voto pari ad 8 o superiore, quindi un gran gradimento. Esatto, qui gli intervistati erano chiamati a dare un voto da 1 a 10 e più del 40% ha dato un voto 8 o superiore, quindi ha sentimento del fatto che comunque c'è una larga fascia di popolazione molto soddisfatta della vita che conduce. Ecco, e tra l'altro ci sono anche dei dati sorprendenti, ma andiamo a guardare e a elencarli guardando proprio la slide, perché la racconta benissimo, insomma, questa situazione e tra l'altro innanzitutto la soddisfazione per genere, no? La prima cosa che si vede nel grafico è quella, insomma, la differenza tra uomo e donna, perché comunque ci sono delle differenze chiaramente tra gli intervistati di opinione, allora vengono messe in relazione. Esatto, diciamo che le donne sono un pochettino meno soddisfatte, diciamo che è un po' più alta la percentuale fra le donne di coloro che hanno attribuito un voto 5 inferiore, no, che è del 23%, mentre per gli uomini si ferma al 16%. Questo ovviamente anche in tempi di pandemia in cui soprattutto sui livelli occupazionali la pandemia ha colpito più duramente la parte femminile, si rivela anche in questo sondaggio. No? Basti pensare, no, che noi come Italia abbiamo avuto rispetto all'Unione Europea un calo dell'occupazione femminile di 2 punti percentuali superiore alla media UE, quindi un 2% della media UE contro il 4 nostro. Certo, allora io voglio far rivedere scorrendo questa pagina, perché è proprio quello che dicevamo prima, no? Sulla grande soddisfazione, la soddisfazione per età, lo vedete lì in basso, fa capire che, insomma, la dico con una battuta, no? Questo è un po' un paese per vecchi, tra virgolette, no? Citando un bellissimo film. Nel senso che quella soddisfazione molto elevata cresce con gli anni. Esatto, diciamo che qua ci fa vedere l'altro grande problema che ha l'Italia, che è, cioè, problema, quella risorsa mancata, perché poi problema è brutto definirlo, che è la fascia più giovane della popolazione, no? Quindi i più giovani che sono anche quelli meno soddisfatti e proprio la soddisfazione cresce con l'andare dell'età fino ad arrivare alla fascia dei 64 anni, da 64 in su, che sono i più soddisfatti della vita che conducono, addirittura quasi il 50% attribuisce un voto 8 o superiore. È tantissimo. Però, visto che abbiamo visto le fasce d'età, andiamo a vedere anche qual è il grado di soddisfazione
tra i lavoratori, no? Perché nel grafico questo racconta anche tra i più soddisfatti e i meno soddisfatti. Anche qua ci sono delle cose importanti da vedere, lo vedete nel grafico, scendendo, eccolo lì, il grado dei lavoratori. I più soddisfatti sono gli insegnanti, 90,4%. I dirigenti e tecnici 100%, i liberi professionisti 86,7%. No, analizziamo prima la categoria, quella soddisfatta, insomma. Esatto, questa è una categoria che sostanzialmente non ha risentito particolarmente della pandemia, è una categoria, diciamo, che anche dal punto di vista dell'istruzione è di fascia alta, quindi laureati o un master o superiore, e molti ovviamente sono anche dipendenti pubblici, diciamo tutti quelli per cui comunque la pandemia non ha inciso particolarmente anche sul loro reddito. Diciamo, possiamo dire quindi anche qua, io sdrammatizzo anche un po', il posto fisso fa ancora felicità in qualche maniera, no? Qua, sì, forse risale in anche realtà, da lì. In realtà qui abbiamo anche i liberi professionisti, bravo, no, che non hanno esattamente il posto fisso e che è una strada che sempre più oggi si percorre, no? nel lavoro, perché il posto fisso c'è sempre meno, purtroppo per fortuna, secondo dei punti di vista, ma diciamo che anche i liberi professionisti affermati nel loro campo, che hanno comunque sopperito bene al disagio della pandemia, ci sono e il sondaggio li rileva. Andiamo a vedere invece i meno soddisfatti, perché chiaramente il 50% dei meno soddisfatti sono i disoccupati, ma questo insomma chi è in cerca di lavoro, lo vediamo proprio dal grafico. Poi ci sono gli artigiani invece, no? Che sfiorano la categoria dei liberi professionisti, sì, in qualche maniera, ma gli artigiani sappiamo quanto hanno patito, insomma. Esatto, qui in questa categoria abbiamo ovviamente tutti coloro che sono stati più colpiti dalla pandemia con le chiusure, perché il lockdown ha di fatto impedito a questa categoria di lavorare e di svolgere la loro attività lavorativa normale, con ingenti perdite che ovviamente incidono fortemente sulla qualità che loro reputano di avere della propria vita. Io vorrei andare a vedere anche, perché faremo anche questo viaggio, no? Noi siamo collegati con tutto il Piemonte, raccontiamo anche allora, visto che quella percentuale di positività, no, per chi ha dato un voto 8 o superiore, andiamo a vederla divisa proprio nella nostra regione, perché poi anche qua ci racconta di zone, diciamo così, più felici e altre un po' più depresse. In questo... Esatto, diciamo che in questo sondaggio, diciamo che i cuneesi, quindi la zona del Cuneese, sono coloro che sono maggiormente soddisfatti, sì, no? Anche qui quasi il 50%, 18 superiore, no? Quindi è una grande soddisfazione, meno soddisfatti, quelli un pochino meno soddisfatti, ovviamente, in cui la percentuale è un po' più bassa, sono invece i residenti della provincia di Alessandria. Ecco, vedete la forma. Alessandria Est, e poi ci sono coloro che si pongono, come si dice, nel mezzo, che sono le restanti altre province, a partire da quella di Torino, ovviamente. Sì, anche Torino non è elevatissima, esatto, rispetto, esatto. Sì, subito dopo Alessandria Asti, ecco, come percentuale. Allora, rientriamo in studio, avevo tantissime cose da analizzare, perché la ricerca va avanti, facciamo solo una breve pausa e torniamo. Clima d'opinione, oggi analizziamo veramente lo stato... in questo caso, tra pochissimo, di buona salute dei piemontesi, nel vero senso del termine, ma stiamo insomma analizzando questa analisi di IRES Piemonte insieme al vicepresidente dell'IRES, Mauro D'Urbano. Quindi, nella soddisfazione dei piemontesi, che abbiamo trovato più elevata di quello che ci aspettavamo, adesso andiamo ad analizzare quella della salute, perché anche qua troviamo delle sorprese. Perché la prima considerazione che possiamo fare è quella che forse, per chi... tutti noi abbiamo vissuto la pandemia, ma chi magari è riuscito a scamparla, diciamo così, insomma, ha rivisto anche un pochettino le priorità, no? E quindi ha dato meno per scontato il fatto di essere in buona salute. È proprio così, infatti la domanda era sulla salute percepita, buona salute percepita, e il campione per il 52,5% ha definito buono o ottimo il proprio stato di salute. No? Ed è interessante vedere come proprio in un anno di pandemia questo dato sia aumentato rispetto a quello dell'anno scorso, sì, perché probabilmente, viste le varie problematiche riferite al Covid, molti hanno, proprio perché è percepita, hanno rivalutato il proprio stato di salute dicendo che probabilmente non si sta così male, e quindi hanno dato un voto, hanno diciamo attribuito uno stato migliore alla propria salute. Sì, infatti fa pensare, perché nell'anno della pandemia il dato non è diminuito rispetto all'anno prima. No, anzi è aumentato, esatto. Cioè, quindi questo fa riflettere, insomma,
prendiamo con le molle, che ci lasci tutto questo qualcosa in più, no? Nel senso, qualcosa di positivo è cercare di guardare con positività ciò che abbiamo. Sì, è proprio così. Infatti, quando, come si dice, la salute è quel bene che, di cui ci si accorge quando manca, no? E quindi in questo caso in cui la salute complessiva della popolazione è stata messa a rischio a repentaglio e alcuni sono stati anche colpiti molto duramente, probabilmente si è avuto una consapevolezza maggiore di quanto sia prezioso questo bene. Passiamo ai servizi ospedalieri, no? La nostra sanità tanto criticata, che in realtà ha risposto bene, secondo i nostri intervistati, diciamo così, quelli presi in considerazione, perché vediamo che la soddisfazione, insomma, non è elevata. Esatto, anche qui è un po' quello il discorso che valeva prima, no? Il 70%, quasi il 70% dei piemontesi si ritiene soddisfatto, no? dei servizi ospedalieri che sono stati offerti in questo periodo. Anche qui spesso si sentono critiche, ma bisogna partire dai dati, quindi il dato ci dice che evidentemente lo stato del sanitario e del servizio ospedaliero piemontese è di buon livello e questi dati lo dimostrano. Lo dimostrano, vediamo sempre, a parte in un caso mi pare, sì esatto, che se andiamo a vedere che la soddisfazione, la vedete quella righetta, quella azzurra e quella rosa, è la soddisfazione degli uomini e delle donne, no? Lo stiamo vedendo. Le donne forse sono sempre un po' meno contente in questo caso, in questi settori, oppure un po' più critiche, no? Magari l'uomo si fa andare bene di più, non lo so qual è la ragione, però vediamo, tranne in un caso che vedremo tra pochissimo, in cui il rosa supera l'azzurro, ma andiamo sulle spese sanitarie, perché anche questo è importante, perché va a analizzare proprio anche le tre principali difficoltà economiche in Piemonte, che sono molto importanti. Le spese sanitarie è un tema sempre molto attuale. Sì, è un tema molto attuale, poi ancora in questo periodo, e in questo caso, dico purtroppo, è qui che la stanghettina rosa supera quella blu, cioè le donne hanno più difficoltà rispetto agli uomini, sono maggiormente in difficoltà per spese sanitarie, ma non solo, le spese sanitarie sono circa il 19% del campione, ma diciamo la voce principale di preoccupazione, di difficoltà per i piemontesi sono al 22,4% le spese per la casa. Ecco, infatti, lo vediamo, spese sanitarie, la spesa per la casa 22,4%, sanitarie seguono 18,9%, chiaramente poi le vecchie care bollette 17,9% tallonano. Quelle sono un evergreen, ci sono sempre. Esatto. Allora, andiamo a vedere invece la soddisfazione per i medici di famiglia, anche qua un ruolo importantissimo, quello dei medici di famiglia. È elevata, perché i medici hanno avuto un ruolo fondamentale. Esatto, un ruolo fondamentale, sono stati proprio in prima linea e vicini a tutti coloro che erano in difficoltà in questo difficile periodo, e anche qui la medicina territoriale di cui tanto si è discusso ha retto bene e anche i piemontesi hanno percepito il grande lavoro che c'è stato. Anche perché, lo ricordiamo, insomma, il medico di famiglia era poi, soprattutto nei momenti un po' più critici, la prima telefonata che si faceva, il primo responso che avevi, non potevi andare all'ospedale, eccetera. Quindi magari tanti, anche a livello psicologico, no? La chiamata del proprio dottore, magari tranquillizzava, oppure passava lui da casa a fare, magari, non so, la rilevazione con il saturimetro, grazie che mi hai aiutato. C'è stato un momento in cui il loro ruolo è stato fondamentale, tra l'altro hanno pagato anche un prezzo. Perché... Esatto, bisogna riconoscerlo, e questo è dire un grande grazie, credo, a tutti i medici di famiglia che sono stati in prima linea, perché poi, è vero, avevamo gli ospedali, erano molto sotto pressione, ma tantissime persone sono state curate a casa grazie alla dedizione per il loro lavoro proprio di questa categoria. Assolutamente, tra l'altro in questo clima d'opinione, che forse all'inizio non ho ricordato, viene fatto tutti gli anni. Esatto. Quante volte all'anno? Una volta all'anno. Una volta all'anno, quindi a febbraio, sì, giusto? Proprio nel mese, sì, quello... Per l'anno dell'anno precedente. L'anno precedente. Chissà, pensare al prossimo, come sarà la rilevazione. Difficile da dire. È difficile, diciamo che i valori, la forbice non è mai molto elevata, sono valori significativi ma non elevatissimi, sicuramente credo che quest'anno ci sia stato un ulteriore sforzo sia dal punto di vista sanitario che anche la Regione ha fatto, e qui anche IRES ha dato ovviamente il suo contributo per quanto poteva con studi propedeutici, e noi ci auguriamo che questo grande sforzo sia apprezzato. Poi vogliamo guardare anche un'altra slide che è molto importante, perché racconta quello dei rapporti umani, esatto. Perché anche quelli, insomma, non sono da sottovalutare. I rapporti umani, perché parliamo di relazioni di vicinato, quindi piemontesi, i piemontesi e le relazioni di vicinato.
che vuol dire il vicino di casa, il collega, insomma, gli amici, la famiglia. Quindi adesso analizziamo un po' come abbiamo fatto fino adesso. I piemontesi e le relazioni di vicinato, perché qua invece cosa abbiamo? Ecco, qui abbiamo messo gli anni, no? Tre anni, quindi 18, 19, 20, e abbiamo visto, abbiamo chiesto come si rapportavano i piemontesi col proprio vicino di casa. Sì, no? Sì. E quindi abbiamo visto come in questo caso sì, la pandemia, no? Abbia influito sui rapporti con i vicini di casa, perché ovviamente si chiedeva qual è il tuo rapporto col vicino di casa? Scambi del quattro chiacchiere, non le classiche quattro chiacchiere? Sì. Ovviamente il dato è leggermente sceso rispetto all'anno prima, perché è più difficile in questo periodo. No? Oppure, cioè, all'inizio si faceva dai balconi. Esatto, poi. Dopo. E poi ci sono passate del tempo insieme, anche qui è diminuito perché era vietato, no? Di fatto passare del tempo insieme. No? Oppure ci sono degli scambi di favori, anche in questo caso la limitazione, il non potersi vedere e avere un contatto fisico, ovviamente ha fatto diminuire questa voce. Poi scendendo, questa è molto interessante, secondo me, molto interessante. Chi si vorrebbe avere come vicino, no? Di casa in questo caso, perché è molto interessante, insomma, le torte che vedete, perché ci sono anche nelle rilevazioni e nelle domande dei temi molto attuali, no? Esatto, infatti qui si dice spesso sulla tolleranza, no? Anche della popolazione dei piemontesi, e queste ci ridanno sostanzialmente l'immagine di una popolazione piemontese sostanzialmente accogliente, no? Perché la maggior parte, qui ci sono delle categorie, no? Quelle che tradizionalmente vengono percepite, no? Con maggiore disagio, no? che in questo caso possono essere extracomunitari, no? Piuttosto che musulmani, piuttosto che coppie omosessuali, ma in realtà vediamo come ormai tutte queste tematiche siano ampiamente sdoganate. Sì, perché vedete, quella fettina rossa è il no. È il no. Quindi una famiglia di immigrati extracomunitari, no, esatto. Pochissimo. Perché poi trionfa il giallo, quel giallo lì, che se non lo leggete ve lo diciamo noi, che dipende da come si comportano, che vuol dire, cioè alla fine, esatto. Parliamoci chiaro, esatto. Chiunque sia, effettivamente, esatto. Basta l'educazione. Esattamente, quindi vediamo che proprio i più restii sono veramente pochissimi, e questo anche al grande lavoro che si è fatto negli anni, perché comunque su questi temi si è fatto un progresso importante, no? Sì. Anche contro l'omofobia, eccetera, quindi si è arrivati comunque ad oggi, al netto di tutto, ad un livello positivo. Andiamo al rapporto con i colleghi, che anche qua insomma, riserva delle sorprese, chiaramente lo vediamo, il rapporto è migliorato. Esatto, dice viva lo smart working, no? Cioè, questa è una considerazione che si può fare, è migliorato il rapporto con i colleghi, e anche è vero che ci si è visti molto di meno con i colleghi, certo. Se non per delle videoconferenze, così. Esatto, quindi così il rapporto con i colleghi, mentre se la slide di fianco si vede con gli amici, no? Sì. Ovviamente ci sono stati meno rapporti, sì. Con gli amici, sì. No? Perché sì, non sì. Ci si poteva vedere, si è stati confinati, e quindi è un po' calato il buon rapporto con gli amici. Scendendo però famiglia e amici, che esatto. Hanno il loro ruolo, insomma, esatto. Perché fiducia in... Esatto, la fiducia in, quindi il 90, più del 90% dei piemontesi ha fiducia nella famiglia, che è proprio il luogo degli affetti, quindi quelli dove un appoggio c'è sempre, e fortunatamente questa istituzione esce rafforzata anche da questo periodo di pandemia, e poi gli amici, sui quali più dell'80% dei piemontesi dichiara di poter sempre contare. Ecco, questo ci... È bello, perché poi questa riscoperta della famiglia, no? Esatto. Insomma, è qualcosa di incredibile. Tanti, come dici tu, è vero, magari il collega lo sopporti di più perché l'hai visto meno, è anche vero che i nostri familiari, che per tanti mesi magari non abbiamo visto, magari abbiamo capito che quell'abbraccio in più, quella telefonata in più, insomma, magari anche lì noi vogliamo trovare sempre lo spunto positivo, potrebbe lasciarci questo... Magari non per sempre, ma per un po', questa pandemia. La riscoperta del rapporto umano, diciamo, perché tutte queste videoconferenze, esatto. No, queste call, no, come le chiamiamo, hanno forse un po' disumanizzato, no? Perché c'è sempre uno schermo di mezzo. Invece è bello poter tornare, e speriamo a breve di poter tornare a riabbracciarci tutti. E anche perché a ritornare alla vita. Oggi di è prima. Il 19 maggio, ed è una data importante, no? Perché da oggi possiamo star fuori fino alle 23. Esatto. Proprio da oggi, quindi insomma il coprifuoco comincia a scricchiolare, no? Quindi
Il 20, poi mi pare i primi di giugno passerà a mezzanotte fino a essere tolto il primo giorno di estate, mi pare il 21 Esatto, quindi ce giugno, giusto? l'auguriamo tutti. Eh sì, importante. Però da oggi fino alle 23, quindi quel rapporto con gli amici o con i familiari, se si vanno a trovare, può durare un'oretta in più, può durare un'oretta No, in più. se, sempre con la prudenza, perché diciamo che Assolutamente. dipende poi sempre anche dai nostri comportamenti, no? Il buon esito e la diminuzione progressiva delle Certo. risoluzioni, quindi questo è sempre importante Però questo ricordare. sarà un mese nel quale, insomma, noi avremo un po' di ripartenze, no? Lo abbiamo visto, poi ci sono sempre gli scontenti e alcune categorie, però musei che riaprono, noi qua cerchiamo di raccontare realtà che riaprono, palestre, piscine, timidamente, no? I ristoranti. Quindi questo clima, visto che abbiamo parlato un po' di clima d'opinione, anche di sensazioni, potrebbe migliorare. Questo ce l'auguriamo tutti, anche hai citato le ripartenze, non possiamo dimenticare le località turistiche che tanto hanno Bravissimo. sofferto da queste chiusure, e io anche per dove vengo ovviamente, no, dalla Valle Orco, dove ovviamente molti Che vi sono legati invitiamo al ad andare turismo, a visitare. certamente nel Parco Nazionale del Gran Paradiso siete sempre i benvenuti, e quindi diciamo che le riaperture favoriscono anche questa categoria, appunto gli artigiani, i commercianti, i ristoratori che sono stati fortemente penalizzati da questa pandemia. Certo, non vanno dimenticati perché quel buco economico va ancora un po' aiutato, secondo me. Il governo ancora qualcosa deve fare, insomma. Beh, sicuramente, diciamo che i ristori ovviamente, e questo ci hanno detto tutte le associazioni di categoria, sono stati irrisori rispetto a quello che è Certo. stata la perdita, ma ci auguriamo che anche con il recovery plan si riesca a favorire un veloce recupero, appunto come dice il piano di resilienza. Speriamo bene, Esatto. no? Che vuol dire Resistere, resistere, ripartire, resistere all'urto. ripartire, no? Quindi, Esatto, quindi anche perché speriamo sennò poi bene. saremo qua in autunno magari a raccontarci di tanti licenziamenti, tante Esatto. chiusure, ed è quello che insomma adesso va scongiurato e non basta dire è tutto come prima. No, adesso ci Esatto. vanno gli aiuti anche se siamo riaperti. Grazie Mauro D'Urbano per essere stato con noi, il tempo è davvero volato anche se i temi erano ancora tanti. Grazie Grazie a per essere voi, stato con noi, arrivederci. con l'IRES Piemonte, e averci raccontato questo clima d'opinione dei piemontesi. Ci vediamo fra poco.